gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto, ricordatevelo sempre, tifosi napoletani, bentornati. Bentornati, applausi, applausi a questo Napoli, applausi, applausi, applausi veramente. Grande Napoli stasera lo possiamo dire veramente. Grande Napoli. Grande Napoli che ha completamente annichilito la Sampdoria per 4-0, l'ha praticamente affondata. Bene così, bene così. Grande Napoli contro una Sampdoria completamente inesistente, non pervenuta, veramente, ma non a causa sua, ma a causa del grande gioco del Napoli che l'ha completamente mandata in tilt, veramente. Perché diciamo che in effetti, tutto sommato, la partita per come era cominciata, il Napoli era andato in vantaggio, però la Samp un po' era riuscita a rispondere, però poi, quando è arrivato il grandissimo gol di Fabian Ruiz del 2-0, beh, lì non c'è stata più partita nel secondo tempo, la Samp non è mai riuscita in effetti ad arrivare sotto la porta di Ospina e fare granché. Quindi comunque veramente, veramente io sono molto contento di questa squadra, il Napoli che sta veramente onorando la maglia, veramente con un bravo allenatore come Spalletti, che sta veramente sta dando diciamo, un'anima a questa squadra, un ritmo, un gioco, ma soprattutto diciamo, una sorta di carattere, ma anche di personalità e concentrazione che in un certo senso mancava a questa squadra. E io sono molto contento perché comunque non mi aspettavo che il Napoli comunque è una squadra che c'è, la squadra c'è perché c'è un bel calcio, c'è un bel gioco, ha un buon allenatore, però la cosa diciamo che il Napoli deve cercare di mantenere la continuità perché il Napoli momentaneamente adesso si trova a 15 punti, 5 su 5. A livello di vittoria, a punteggio pieno, primo in classifica e deve continuare così. Deve continuare, continuare, continuare così. Oltretutto, domani deve continuare così e deve comunque cercare di ostacolare le avversarie come Inter, Milan, Roma e Lazio e la Juventus e tante altre del resto. E io dico. Domani, ora oltretutto ci saranno i primi anticipi, ci sarà Spezia Milan, Inter Atalanta e Genoa Verona. A noi giustamente interessa Spezia Milan e Inter Atalanta, che sono due sfide importanti che il Napoli, diciamo, deve osservare, sperare che comunque una di queste due perderà insomma qualche punto in modo che il Napoli possa, diciamo, andare avanti. Diciamo cercando di vincere col Cagliari e di diciamo superarli a livello di punti, no? Di 2-3 punti avanti. Quella diciamo che è stata clamorosamente superata momentaneamente, inaspettatamente di 10 punti alla Juventus che nonostante comunque abbia vinto per 3-2 a Spezia che era sotto 2-1 ai tifosi della Juventus e a altri youtuber non soddisfa comunque la vittoria perché reputano il gioco di Allegri completamente inguardabile e non accettabile, insomma. E in effetti, diciamo che non hanno tutti i torti, perché questa Juve veramente non mi aspettavo assolutamente che poteva essere a meno 10 da lui. Però, vabbè, comunque il campionato è lungo e questo, diciamo, può renderli comunque, può essere un fattore, diciamo, positivo per loro, però il Napoli deve fare la sua strada, pensare a sé. E andare avanti e continuare con la sua striscia di bel calcio e di vittorie, comunque, che deve cercare di fare ancora. Perché tutto sommato, un altro fattore positivo che può essere al Napoli è che molte squadre, a differenza del Napoli, hanno preso molti big match. Vedete, ora c'è Lazio-Roma in questa giornata, Inter-Atalanta. E poi la Juventus ora è vero giocherà con la Sampdoria a mezzogiorno domenica, ma la prossima partita avrà il derby col Torino, a Torino, all'Olimpico Grande Torino, quindi comunque sarà una sfida tutta da vedere. Vedremo la Juventus cosa farà, perché è una Juventus che è molto, molto, molto in difficoltà e quindi dovremo vedere cosa succederà, insomma. Passiamo quindi veramente un gran bel calcio del Napoli, un calcio champagne, come
dicevano gli autogol, insomma, ironizzando su De Laurentiis, un bel calcio champagne con la giusta pronuncia. Quindi bene, 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 bravi, 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 veramente. Passiamo alle pagelle. Ospina do un bel 7,5 perché comunque si è fatto trovare pronto in due o tre occasioni, ha fatto una bella parata su Adrien Silva e quindi bravo. Mario Rui 7 più, bravo. Di Lorenzo anche lui 7, quando Di Lorenzo gioca sul lato destro, sul suo lato, non ce n'è per nessuno, del resto l'abbiamo già detto l'altra volta, terzino destro campione d'Europa, cosa vogliamo di più? Koulibaly 8, perché Koulibaly, ho visto Koulibaly 2 o 3 anni fa, un Koulibaly concentrato, un muro, il K2, una roccia invalicabile, veramente, veramente, bravo, bravo, bravo Koulibaly, speriamo possa continuare così. Rachmani, bravo anche lui, prende un bel 7, oltretutto si era infortunato, stamattina sono stati fatti degli esami strumentali, ma è uscito a esito negativo, sta bene con l'occhio, tutto a posto fortunatamente per Amir Rachmani. Manolas 6,5, bravo, bravo Manolas, peccato che si è fatto ammonire. Zielinski 7,5, ha realizzato veramente un gran gol, bravo Piotr, veramente un bel gol, un bel sinistro che ha battuto Audero. Fabian Ruiz 7,5, un gran gol, il non pervenuto Fabian Ruiz, come da me chiamato poche partite fa, qualche settimana fa, per il momento sta reggendo bene, si sta ritrovando bene. Aveva anche sfiorato il gol a Udine prendendo il palo, stavolta però l'ha messa dentro, e quindi 7,5 pieno, bravo. Poi Anguissa 8,5, non c'è proprio paragone con Bakayoko, un gladiatore in mezzo al campo, un'altra roccia invalicabile alla Koulibaly che non ce n'è per nessuno quando parte. Elmas 7, bravo Elif, Elmas di cui oltretutto facciamo anche gli auguri perché è il suo compleanno, auguri Elif. Insigne 8, bravo il capitano, bravo, bravo veramente. Osimhen 8,5, doppietta che poteva poi essere anche 3, se no gli annullavano un gol e se non ne sbagliava un altro davanti alla porta nel finale. Petagna 6, è stato bravo comunque a difendere molto. Politano 7, bravo, si è fatto subito sentire appena entrato. Lozano 7,5 perché ha fatto un bellissimo assist per Osimhen per il 3-0, bravo, e poi ha giocato anche bene durante la partita. A Valeri do 7, ci può stare, e a Spalletti do un bel 8,5, bravo, bravo, bravo Spalletti, bene così Spalletti, così voglio vedere il Napoli, lo vedo un buon Napoli, con una buona quadra, almeno apparentemente per il momento almeno positivo del Napoli. Grande squadra, ben calcio, buon calcio. E quindi speriamo bene che questo momento possa durare. E poi, come dicevo prima, le altre squadre hanno tutti i big match, ci sarà poi Lazio, Inter, insomma, mentre invece Napoli ha tutte squadre su per giù alla sua portata. Ora, i prossimi turni saranno contro Cagliari qui a Napoli, la Fiorentina, Cagliari qui a Napoli, lo Spartak Mosca in Europa League, la Fiorentina a Firenze e il Torino qui di nuovo a Napoli. Tutto sommato, 4 partite alla portata del Napoli, quella diciamo di Coppa di fondamentale importanza, contro lo Spartak Mosca, però da non sottovalutare, perché poi dopo il Torino ci sarà il secondo big match del Napoli a Roma contro la Roma, dove liberamente vedremo la vera potenza di questo Napoli e la vera forza. Dopo aver affrontato la Juventus, che però vabbè, si è reputata una sorta di Napoli-Venezia per come diciamo è andata, certo più combattuta del Venezia, perché poi la Juventus è sempre la Juve, nonostante lei serve, però comunque secondo big match da dover vincere assolutamente. Va bene ragazzi, siamo in chiusura, io vi saluto, buona salute, buon fine settimana, buona domenica e forza Napoli, sempre e comunque, forza Napoli. Forza Napoli, forza Napoli, fino alla morte, 1926. Grande Napoli.